La parola all'onorevole Giancarlo Cantelmi, figlio di quel felice Cantelmi che fu torturato a Piazza Tasso. Ritengo che, e forse di questo dovremmo fare tesoro tutti, che Avezzano e la Marsica rappresentino un interessante laboratorio per tutta l'Italia. La Marsica e Avezzano non sono mai state su posizioni amorfe. È stato un laboratorio dopo la guerra, prima della guerra, durante il fascismo, dopo il fascismo. Perché? Perché molte iniziative, molte idee sono venute da questo posto, dalla Marsica, prima e dopo. Mi riferisco in modo particolare al Ventennio, quando in Avezzano, che non è soltanto una città con una radice fascista, Avezzano ha rappresentato anche durante il Ventennio una delle zone di maggiore resistenza al fascismo. Poi vedremo nei 10 minuti che mi spettano come si è articolato questo fenomeno. Dopo la guerra, il Fucino è stato compreso nella legge di riforma agraria stralcio, che tutto poteva prevedere e non l'esproprio del Fucino. Perché? Perché la riforma stralcio nacque per utilizzare al meglio i latifondi abbandonati, gli acquitrini, la sila, la maremma toscolaziale, che erano lasciate a se stesse. Un po' si utilizzava il pascolo, ma non altro. Se questo è accaduto, se si è riusciti a portare per esempio il Fucino nell'ambito dell'applicazione della legge di riforma agraria, il Fucino, voi lo ricorderete senz'altro, perché sì, siamo più anziani, meno anziani, però ricordiamo il Fucino, che nel periodo anche prima della riforma agraria era letteralmente un giardino, era intensamente coltivato. Sicché qui in questa zona noi siamo riusciti persino a condizionare quella legge per comprendere il Fucino nella riforma agraria, cioè nell'esproprio. Lì aveva ragione Torloni ad opporsi. Perché? Perché il principio della legge non era questo. Allora uno si domanda: perché queste cose accadono qui? Perché evidentemente questa zona è quel laboratorio particolare dal quale può venire un là per tutta l'Italia. Ora, noi ci troviamo a fare una testimonianza su questo libro. Io devo subito dire, il libro mi è piaciuto, è fatto molto bene, sono d'accordo con il giudizio che dava adesso il professore. Un libro scritto con la punta della penna, ma l'autore è riuscito a stare staccato da ogni passione, se non quella di scrivere e di fare lo storico, anche se non uno storico professionale di tipo De Felice, però si incomincia in questo modo. Questo non è soltanto il primo successo, è un altro successo dell'amico Pitoni. Quando Pitoni mi ha invitato a partecipare a questa manifestazione, io non ho avuto
la minima esitazione, anche se era detto Avezzano e il titolo era quello che era, poteva allarmare. Anzi, io lo incoraggiai e gli dissi: no, no, tu lo devi presentare, non bisogna avere remore. Perché non bisogna avere remore? Perché la storia è soprattutto, la storia è soprattutto innanzitutto è verità. Noi non dobbiamo avere paura mai della storia, qualunque essa sia, purché la storia però sia ancorata fortemente ai fatti veri. Questa è la storia. Io qui mi permetto di riferire e di partire da questo. Diceva un illustre conterraneo, Benedetto Croce: la nostra storia è storia della nostra anima, e storia dell'anima umana è la storia del mondo. Io collego a questo concetto, questo principio, un principio che si ricava in maniera molto chiara dal pensiero di Antonio Gramsci. La verità è l'unica rivoluzione in assoluto, la verità. Ecco, allora, se l'autore è riuscito a riportare in questo libro la verità senza deformarla, in modo obiettivo, noi dobbiamo essere grati a lui, perché questo non è un libro che, a parer mio, va soltanto osservato, perché ci sono tante fotografie dell'italiano, ci ricordano, questa è una breve parentesi, io ed italiano amiconi siamo stati compagni di scuola, in quel periodo abbiamo